Ciao ragazzi, finalmente sono tornata con un nuovo video. Sono super imbarazzata. Non mi ricordavo neanche il saluto che facevo. Forse facevo ciao, però ecco, sono qui, ci sono riuscita. E adesso esco da questo imbarazzo perché è da un po' che non parlo da sola con una videocamera. E specifico videocamera perché parlare da sola ultimamente mi riesce benissimo. Parlo da sola, penso da sola. Non so se capite anche a voi che vi fate la telecronaca, di quello che state facendo. E credo siano, non so, i primi segni di cedimento mentale perché. Insomma, non si può fare niente in questo periodo, quindi si può solo che parlare da solo. Comunque, mi siete mancati tantissimo. Non è una frase fatta, ma io amo fare video, amo condividere con voi, ciò che mi piace, ciò che non mi piace, le ricette, ridere, mangiare, ciccionate, eccetera. Quindi non averlo potuto fare in questo periodo mi ha destabilizzata. Infatti, se vedete, non riesco neanche a tenere troppo lo sguardo verso la videocamera, ma guardo giù perché sono nel momento Noemi timidezza. Comunque, ho visto che siamo cresciuti, siamo diventati tantissimi, quindi non so come ringraziarvi. E mi dispiace proprio perché ecco, non sono stata molto presente, ma cercherò di esserlo. Non vi faccio più promesse perché il periodo è un po' particolare per tutti, quindi non voglio neanche rattristarvi, cose, eccetera. Non toccherò tasti, eccetera, però so insomma che tanti di voi sono in zone arancio, gialle, hanno avuto problemi in questo periodo. Quindi ecco, cercherò di regalarvi e regalarmi 2 minuti di spensieratezza. Credo che saranno anche più di 2 minuti perché sono 2 minuti solo l'intro, però insomma, facciamoci una risata. Parliamo di cose frivole insieme, ecco, utilizziamo questo canale, questa community per frivoleggiare, se si può dire. Quindi non mi cosa non voglio fare? Non mi voglio perdere in chiacchiere. E perché sono qui? Non lo dico, vedete? È l'imbarazzo. Comunque sono qui perché vi voglio far vedere i 10 prodotti beauty e make-up top di questo periodo. Considerate che, vista la mascherina, non mi sto mai truccando. Oggi è il primo giorno, mi sono messa un po' di mascara giusto per rendermi presentabile perché era già da un po' che non mi vedevate. Se più il primo giorno mi vedete, sono pure un cesso, figuratevi. Comunque, non è che sia migliorata tantissimo la cosa, però insomma, questa parvenza di ragazzetta femminile, ragazzetta quando mai. Comunque, sono qui e voglio farvi vedere questi prodotti. Ora smetto di parlare, abbiamo fatto tipo 14 minuti di intro. E niente, 3, 2, 1, iniziamo! Partiamo con la top 10, vi dico già che i prodotti che vi mostrerò avranno un ordine puramente casuale. Non ce n'è uno che mi piace di più, uno che mi piace di meno, ma in base a come parlerò, perché non mi sono preparata a nulla, ho deciso di accendere la videocamera e andare a braccio, quindi non so dove ci porterà questo video. Sappiate che potremo finire a parlare di mangiare sicuramente, ma non lo so, lo vivremo insieme. Direi di iniziare dal mio favoloso make-up, come non ho fatto, mi piace troppo quando vedo dei video dove queste fanno i video e fanno. Ecco. Comunque, partirei dal mio favoloso make-up. Una cagata sensazionale, come avrebbe detto Fantozzi. Cosa c'è qui? Un po' di terra, ma niente di che, non la menzionerò perché le cambio. Quella è una cosa che mi piace mettere, soprattutto in questo periodo in cui la mascherina mi sta regalando dei grigiori, ragazzi. Ma dei grigiori. Ma vi ricordate le mie occhiaie Kung Fu Panda? Per chi è qui da un po', voi ve le ricordate? Ecco, adesso hanno assunto una colorazione, ragazze. Che altro che armocromia! C'è un inverno assoluto qui sotto. È una cosa orrenda. Quindi vi mostro, diciamo, i prodotti che mi stanno aiutando quando ho voglia di truccarmi, perché vi dico già, lo so, un canale di beauty, make up, bla bla bla, gnagnagna, però in questo periodo a me di truccarmi non me va. Non lo so perché, tanto è inutile, ho il 90% del viso coperto, respiro la mia stessa aria, non è piacevole, lo so che lo sapete che non è piacevole, avevo detto che non avrei affrontato questo discorso, stiamo parlando così da fuori e no, quindi ho deciso di dire no, basta, però metto queste due cosine, quindi sono i miei primi due prodotti. Partiamo quindi dal primo top che è il mascara che sto indossando in questo momento, si chiama False Lash Epic ed è della Max Factor, l'ho acquistato su Amazon, apriamo parentesi Amazon, chissà quante parentesi aprirò oggi, che bello. Comunque, apriamo parentesi Amazon, ragazzi, è diventato il mio passatempo preferito perché sì, dopo un anno che uno comunque va a casa, lavoro, lavoro, casa, le serie di Netflix l'ho viste, le serie di Amazon l'ho viste, i programmi TV, che palle, sono tutti uguali, quindi la sera mi dedico al metti cosine nel carrello di Amazon, togli cosine nel carrello di Amazon senza acquistare niente. Riesco a fare uno o due acquisti ogni 2 mesi forse, o forse un acquisto al mese, ma se mi dice bene. Ho la netta sensazione che prima o poi Amazon mi bannerà perché non è possibile. Io faccio dei carrelloni proprio del tipo da 150-300 euro. Dopodiché, fra, levo tutto e acquisto da 3 euro il mascara della Max Factor. Molto bene, Noemi. Con me l'economia non risalirà mai, ma questo è un altro discorso. Allora, ve lo mostro: è di un nero intenso. Non so se ci sia anche colorato, non sono andata a vedere. Comunque, questo è lo scovolino. Ha delle setole molto particolari ed è suddiviso in due. Ah, questa prima parte che loro sono andata a leggere chiama
chiamano zoom action, che serve appunto andare a definire e a creare l'effetto ventaglio sulle vostre ciglia e poi il resto per andare a pettinarle. Devo dire che a me l'effetto piace molto, è un effetto naturale per tutti i giorni, visto che la sera non si può fare più niente, insomma, per un look abbastanza naturale, make up come i miei, insomma, molto spartani, che butti lì il make up, a me piace. E come vi dicevo prima, spesso e volentieri lo trovo in offerta su Amazon, quindi dateci uno sguardo. Il secondo top, come vi dicevo, serve a coprire il grigiume. Che brutta roba la vecchiaia, ragazze, cioè me l'avevano raccontata, ma poi viverla tutta, come tutte le cose, no, che te la raccontano e tu dici sì, vabbè, a me mo sa di ma che me pre-. Ecco, poi dopo ti colpisci e tu dici cazzo, c'aveva ragione. È così, comunque, è lui, è l'Instant Anti-Age della Maybelline, il correttore multiuso, chiacchieratissimo qui sul web da anni e anni e anni, lo utilizzo veramente da quando ero minorenne, tra un po', quindi stiamo a parlare dei secoli, e mi piace troppo. Nel tempo ho provato le varie colorazioni, l'ultima che mi sta bene in questo momento è la numero 7, sempre che avvicino ve la dico, è il numero 7, anche questo l'ho preso su Amazon, sempre in combo con l'altro, quando Amazon ha festeggiato per i miei acquisti, 6 euro di acquisti, via. Comunque mi piace molto, lo utilizzo solo come correttore o comunque a volte anche come ombretto, anche se come ombretto va un po' a finire sulle pieghette, ma insomma uno passa il dito e via, passa il dito, che makeup artist. Di nuovo, se volete altri consigli sul makeup passate per dito. Comunque mi piace davvero tantissimo, e lo trovo smart, cioè io a volte capita, e capitava anche prima di mettere la mascherina, struccata, bruttarella, pa, vai, tamponi, ti, e ti dai un tono. Almeno quando ti incontro dico, oh, to, però stai un po' meglio dell'altro giorno, sì, ho messo lui. Il terzo top, manco ve lo voglio dire, ma è un'altra questa su Amazon. Ragazzi, non è un video in collaborazione con Amazon, perché parliamoci chiaro, ma quando mai Amazon va a collaborare con una che alla fine spende 4 euro perché il prodotto in questione lo comprai con le spese di spedizione gratuite e alla modica cifra di 1,97 euro. Ragazzi, voi lo sapete, io ho la fissa per i Puro Cacao e ho scelto i Glistex. Non volevo lui all'inizio, volevo l'altro, quello che ha la confezione, diciamo che è cremosa, non è così, adesso non mi vengono le parole, però poi sono andata a vedere, costava tipo 5 euro per Glistex, ma stiamo a scherzare, e quindi ho optato per lui che era in offerta, buonissimo. Ora lo so, non mi dite niente, lo so, è pieno di silico, lo so, non è buono, ci sono altri che sono ottimi, lo so tutto, però non mi posso far venire l'ansia pure per comprarmi un Puro Cacao. Voi lo sapete che queste cose io, sia per i capelli che per il labello, non guardo queste cose, anche perché se si gonfiassero un po' le labbra naturalmente non sarebbe male, quindi non voglio avere terrorismo psicologico. Se non vi piace Ninci, non lo comprate. Però se non siete fissate come me, insomma, che non guardo tantissimo queste cose, perché alcune cose le guardo, altre no, sono sincera, io questo ve lo consiglio, molto buono, lo metto tutti i giorni, tanto ormai i rossetti li butterò perché non li sto più mettendo. Mi era presa la fissa dopo la quarantena di mettermi il rossetto la sera per stare in casa, poi Andrea mi ha detto, ma tutto bene? Cioè, dove vai girando in pigiama tutta struccata con rossetto rosso? E quindi ho smesso. Il quarto e il quinto top sono due prodotti per i capelli che io mi sento di consigliarvi. Vi dico già che io utilizzo prodotti con siliconi perché i miei capelli sono secchi, sono crespi, sono mazza di scopa, paglia, schifo, bleh, ecco proprio tutti i difetti. E però riesco a tenerli così proprio perché utilizzo determinati prodotti buoni, cerco di prendere comunque cose con cui mi trovo bene, però ecco, sono siliconici, quindi se non utilizzate prodotti con, con siliconi, questi lasciateli perdere. In realtà è una combo. Ora, prima di farveli vedere, non sono andata a rivedere i vecchi video che facevo qui su YouTube. Credo che l'ultimo sia di novembre, se non ricordo male, però avevo i capelli che erano tipo così. Considerate che adesso sono così e li ho già tagliati una volta, sì, li ho scalati perché erano ancora più lunghi, quindi considerate che negli ultimi 2 mesi mi sono cresciuti tantissimo. Il motivo? La combo di questi due prodotti. Il primo, le capsuline della Fito, l'integratore per capelli e unghie. Sulle unghie non vedo mai nessunissimo effetto, sui capelli invece riesco a vederlo subito, cioè sulle unghie lo vedo ma a lungo raggio, cioè adesso stanno migliorando, infatti quando lo utilizzo non mi faccio neanche il semipermanente. E invece sui capelli lo vedo subito, cioè già dopo i primi 15 giorni inizio a vedere i primi risultati, ma li sto vedendo ancora di più perché ho preso lei, e indovinate dove? Sempre su Amazon. Ok, cerco di rimanere seria, comunque è questa, l'ho presa su Amazon, è del marchio Alma Professional e si chiama Mask Repair. L'ho pagata 6,90€,
fatta, a volte la trovate anche a 5 euro. Ragazzi, la confezione da 500 ml vi durerà un'eternità. Ha un buonissimo profumo ed è così, è molto liquida come maschera, non riesco neanche a farvela vedere perché si muove, però è molto 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 buona. Come la utilizzo? Allora, non la utilizzo solo come maschera, quindi dopo lo shampoo, ma a volte mi faccio un impacco notturno, cioè se so come oggi che riposo oggi, che il giorno dopo devo riposare, la notte prendo l'ultima parte dei capelli, non la metto sopra, ci schiaffo sopra la maschera, ci metto una pellicola o comunque vado a dormire con l'asciugamano comodo eccetera, e poi li vado a risciacquare il giorno dopo e mi lascio i capelli morbidissimi. Ho letto recensioni di persone che dicevano che li appesantisce. Ora bisogna anche andare a vedere che tipo di capello. Il mio è un capello secco che non si sporca molto facilmente, potrei lavarlo una al massimo due volte a settimana e non si vedrebbe. Ci sono persone invece che devono lavarli tutti i giorni, quindi non mi sento di consigliarla per quel tipo di capello, ma se avete il capello come vi ho detto e come il mio, io ve la straconsiglio, tanto che ho sul carrello, quindi Amazon, se mi stai sentendo, attenzione che potrei fare un altro ordine, sia cos'è, il latte per le doppie punte che lo shampoo, perché anche lì ho letto recensioni favolose, quindi poi magari vi farò sapere e fatemi sapere se avete utilizzato questi prodotti. So che c'è un'altra linea sempre dell'Alma Professional che ha la confezione che è giallina, però sono andata a leggere le recensioni e non mi sembravano molto convinte. Qui ci sono 2 miliardi e mezzo di recensioni positive, poi adesso posso dire che la utilizzo pure io, invece sono trovata bene, quindi ve la consiglio. Sì ragazzi, avete visto bene, avevo uno sputazzo. Sì, avete visto benissimo, lo sputazzo l'ho visto anch'io. Ok, però la tengo quella scena, perché questa è TV Verità. Siamo a metà percorso, quindi mancano altri 5 top e i prossimi due che vi faccio vedere sono due top curativi, se si può dire, comunque due top per la cura per il viso. Il primo è questa maschera in gel della Kiko, si chiama nello specifico Jelly Face Mask ed è brightening. Brightening si dirà, sì, comunque una maschera illuminante, è così, adesso ve la faccio vedere, ha appunto una consistenza in gel. Come la utilizzo? Mi vado a fare la classica pulizia del viso, comunque mi sciacquo il viso con un cleanser e poi a viso asciutto vado ad applicarla con un pennellino, non vado a pucciare dentro il pennello direttamente, mi raccomando non lo fate mai perché poi pav, lo ripetete in faccia, pav, buttate giù e buttate tutti gli schifi che avete in faccia nel prodotto. Cosa faccio? Con il pennello pulito vado a appoggiarmi un po' di prodotto sul palmo della mano e poi da lì lo distribuisco dal palmo della mano. Comunque questa sa di agrumi, di fresco, va tenuta pochissimo, va tenuta 2-3 minuti, quindi mi piace perché è molto smart, fast, la sera torni dal lavoro, ti lavi il viso, ti strucchi questo favoloso make up e poi ti vai a mettere questa, mi piace davvero tanto. Sono curiosa di provare anche le altre, non mi ricordo se sono altre due, oddio non mi ricordo quante erano, comunque questa io ve la consiglio, super smart. Ultimamente mi stanno piacendo molto le maschere viso della Kiko, ne ho provata anche un'altra che è stick ed è all'argilla verde e poi ve ne parlerò in un video dei prodotti terminati perché la voglio prima finire, ma mi sta piacendo davvero tanto, quindi consigliata. I prossimi due prodotti, quindi il settimo e l'ottavo top, sono due prodotti curativi per la pelle, nello specifico sono il tea tree oil e la crema alla calendula. Il tea tree oil è del marchio Naturando, la confezione da 10 ml e si presenta così, come tutti i tea tree oil, ha qui il contagocce. Se non l'avete mai utilizzato, utilizzatene veramente pochissimo, ne basta un cecinin, se ne usate troppo perde l'effetto, comunque vi secca la pelle. A cosa serve prima di tutto? A seccare le impurità. Devo dire che non agisce nell'immediato, cioè la va a seccare in profondità ma ci vuole del tempo. Mi ricordo che una volta compravo i cerottini della Essence, quelli top per il brufolo, il giorno dopo non c'era niente, però poi dopo qualche settimana ritornava il brufolo. Questo invece va a seccarlo, va messo più volte, ci mette un po' di più ma poi dopo non ritorna, quindi va a seccare il tutto alla radice, quindi mi sento di consigliarvelo. E altro prodotto che non avevo mai utilizzato e sto iniziando ad utilizzare da poco, però adoro già, è la crema alla calendula. Questa è del marchio Just, dovrebbe essere svizzero, la confezione è da 100 ml ed è questo bel tubettone. Anche la crema alla calendula ne basta veramente pochissima, vi faccio vedere la consistenza perché ero ignorante, ne avevo sentito parlare però pensavo fosse una di quelle creme che lasciano l'alone bianco, comunque quelle creme pesanti, e invece no, cioè ragazzi la crema alla calendula si stende, o perlomeno questa nello specifico si stende benissimo, ha un profumo buonissimo e serve per alleviare i rossori, andare magari a proteggere la pelle quando fa tanto
prodotto freddo o se biscottate, non so, a me piace molto sia utilizzata sul viso che sul corpo. A differenza della crema alla calendola, il tea tree oil puzza, quindi sappiatelo, però se cercate un prodotto che vi vada a seccare le impurità, soprattutto in questo periodo in cui si portano le mascherine, questa parte rimane coperta per più ore, io ve lo consiglio. Il penultimo e l'ultimo top, quindi il nono e il decimo top, ve li mostro insieme, perché quando li ho acquistati per utilizzarli in combo, li sto utilizzando e mi sto trovando benissimo. Vi mostro prima il prodotto, e cioè questo, è un siero del marchio Florence, l'ho acquistato sempre su Amazon, ragazzi, sì, oggi Amazon proprio, oh, gli sto a fare una pubblicità che woohoo! Comunque, la confezione da 60 ml, che cos'è? È un siero molto molto leggero che non rimane appiccicaticcio, questa è la confezione da 60 ml, che contiene vitamina C, vitamina E e acido ialuronico. L'ho preso principalmente perché mi piaceva la combo della vitamina C e dell'acido ialuronico insieme, quindi va a contrastare l'invecchiamento e allo stesso tempo dà uno sprint in più alla pelle che mai come in questo periodo ne ha bisogno. Cosa faccio? Ha l'applicatore a pompetta, quindi prendo, vado a metterlo sulle mani, lo massaggio su tutto il viso e poi per applicarlo utilizzo questo set. Questo è il marchio Movalues. Non c'è un perché di perché io abbia scelto questo marchio, in realtà forse perché era proprio in offerta, quindi è partita la mia tirchieria, però ho scelto lui. Però ho scelto il quarzo rosa perché ho letto che ha tante proprietà benefiche. Adesso ve le leggo perché me le so scritte, che non me le ricordavo tutte. Comunque, questa è la confezione. Non ci fate caso se questo è rotto, è arrivato proprio così, ma non me ne frega niente perché questo non lo utilizzo. Io l'ho preso principalmente per questi due aggeggini. Allora, il primo serve a massaggiare le zone più piccole, quindi a far penetrare meglio il prodotto che ho applicato prima. Il secondo serve appunto a far penetrare meglio il prodotto e a massaggiare le zone più grandi. Il terzo invece è ziglinato, mi piace tantissimo, soprattutto su questa zona, non so, fa proprio un bel massaggio al viso. Questo nello specifico di kit credo di averlo pagato intorno ai 12-13 euro, che qui super offertona. Adesso però, eccolo, se lo trovo vi leggo le proprietà del quarzo rosa. Ho scelto il quarzo rosa perché mi ero letta questo articolo. Ok, allora, rende la pelle più compatta, migliora la circolazione sanguigna del viso e l'elasticità della pelle, massaggia tutte le zone del viso, anche quelle più piccole e delicate, tonifica la muscolatura, elimina le tossine e i gonfiori, quindi volevo anche eliminare il gonfiore, magari qualche volta uno si sveglia col viso così, e prepara la pelle a ricevere trattamenti che in questo modo agiscono meglio in più in profondità. Quindi io questo kit, non questo nello specifico, però il roller con un bel siero lo consiglio a tutte. So che c'è stato il boom dei roller e tante erano scettiche, a me questa combo piace molto. Chiaro, non riesco ad utilizzarla tutte le sere, vuoi per pigrizia, vuoi perché tante volte uno veramente si rompe le palle di stare lì, è vero che si sta facendo delle coccole però non ti va, però io mi sento di consigliarvelo. Ok, siamo arrivati alla fine del video, ci avevamo fatta, era da un po' che non mi facevo sentire, non mi dite però hai parlato troppo, eh no, perché se no veniamo meno a quando mi dite Noemi però non ti sei fatta più vedere, io in 2 minuti vi ho rincoglionite, non proprio 2 minuti, anche qualcosina in più. Spero con tutto il cuore che l'avervi tenuto compagnia vi abbia fatto piacere, più che altro è un modo per passare qualche minuto sì spensierato, frivoli, facendoci due risate tra amiche, perché come vi dico sempre questa per me è una community di amiche, amici anche, ci mancherebbe, però di persone che si scambiano consigli. Fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti oppure se avete dei prodotti sempre su Amazon. Anzi, fatemi sapere se avete la mia stessa fissa, se andate su Amazon, caricate carrelli e svuotate, scaricate pure. Ok, fatemi sapere se siete turbate come me, però fatemi sapere anche se avete altri prodotti da consigliarmi, sempre economici ma buoni, perché non dobbiamo sprecare e sperperare, ma dobbiamo essere belle pure spendendo poco o comunque spendendo il giusto. Io spero appunto che vi abbia fatto piacere. Se volete vedermi più spesso e magari qui non sono super presente, io ci sono su Instagram, vi lascio qui la pagina, lì sono molto più presente e riuscite a vedere la mia cretineria più e più volte al giorno. Ora smetto di blaterare, vi mando un bacione grandissimo e al prossimo video. Ciao!